Adesso che abbiamo sicuramente un account Gmail, possiamo entrare finalmente in Classroom. Dunque, ovviamente possiamo avere diverse situazioni. Se stiamo muovendo i nostri primi passi, potremmo avere una situazione del genere e dovrete cercare Classroom qui in alto sulla destra, dove trovate questa serie di puntini, di 9 puntini. Aprite questa scheda, cercate Classroom. In questo caso la troviamo un po' più in basso, ma in alcuni casi non è possibile vederla e quindi cercate in alto da Google. E quindi sarà possibile fare una ricerca e cercare l'applicazione da qualche parte qui. Ovviamente nel mio caso era già visibile, quindi non la troverò qui, ma ritorno indietro e la apro direttamente da questo pulsante. Se invece già utilizzate queste app oppure siete sulla home page di Google, però comunque loggati con il vostro account, che in realtà non serve solo per Classroom ma per molte altre app connesse a Google, cercate Classroom sempre qui. Insomma, vi ho fatto vedere un po' di esempi e occorre aggiungere anche un'altra cosa importante. Effettivamente Classroom può essere utilizzato da computer con molta facilità, ma anche con il tablet e con il cellulare. Chi dovesse avere necessità di ulteriori spiegazioni per questo, insomma, ci possiamo sentire o semplicemente, insomma, vedrò di fare anche un tutorial, con degli screen, del telefono, magari. Quindi andiamo in Classroom. Io in questo caso ho già diversi corsi attivi nel mio account principale. Faccio un tentativo invece entrando di qui. Questo è l'account che avevo realizzato prima e quindi qui non dovrei avere nessun corso e quindi dovremmo vedere la schermata un po' come la vedrà chi per la prima volta si accingerà a realizzare una classe. Allora, ecco qui, c'è un più. Ricorrete a questo pulsante e scegliete Crea corso. Iscriviti al corso, servirà soltanto ai nostri studenti e poi vedremo come. Allora, Crea corso. Ovviamente leggendo questo testo potreste eventualmente pensare che, di commettere qualcosa di non completamente lecito, però in realtà non succede nulla, quindi tranquillamente cliccate e andate avanti. Non vi arresteranno per questo, insomma. E niente, per tutti i coordinatori, qui va il nome della classe. Me ne invento una che magari spero non ci sia. Prima Z. Ovviamente non metterete né materia, sezione, volendo, potete scegliere, insomma, il settore della classe. Consiglio a tutti di mettere anche l'anno scolastico, perché magari queste attività ci serviranno anche in futuro e quindi magari l'anno scolastico ci sta. E quindi procediamo con Crea. Ci vuole qualche secondo. Secondo me in questi giorni si stanno creando tante di quelle classiche, quindi magari il tutto è un attimo rallentato. Ok, quindi adesso abbiamo già creato la classe. Due cose per i coordinatori. Questo è lo stream. Qui possiamo inserirci messaggi di vario tipo, insomma, se vogliamo annunciare ai ragazzi qualcosa. Poi in quest'altra sezione ci sono i lavori del corso e vi consiglio di creare i vari argomenti. Classroom li chiama argomenti, però in realtà per una migliore organizzazione saranno le materie della vostra classe. Quindi ovviamente inserite la vostra materia. Se dovessi inserire la mia, ovviamente potrei inserire italiano o lingua e letteratura, insomma, come preferiamo, no?
Poi sempre con lo stesso strumento inseriamo matematica. E così via. Ovviamente quando aggiungeremo i colleghi delle altre materie andranno a inserire i loro compiti, i loro materiali, i loro esercizi, tutto quello che sarà necessario sotto il proprio argomento. Vi spiegherò dopo come fare, però prima di arrivare a questo andrei direttamente in persona. Da questa schermata potrete inserire i vostri colleghi del consiglio di classe, tutti, e gli studenti. Gli studenti in realtà non li dovrete inserire perché dovrete fornire loro questo codice. Vi farò vedere meglio dopo. Gli insegnanti invece andranno inseriti di qui. L'unica accortezza, fatevi fornire dai vostri colleghi del consiglio di classe indirizzi Gmail, non altro, perché altrimenti loro poi non saranno in grado di lavorare. Nel senso che se avete la loro email normale di Libero, di Alice o altro, l'invito arriva, però loro poi dovranno comunque crearsi un account Google. Allora, secondo me la cosa migliore, più rapida, più semplice è invitare prima telefonicamente o se avete gruppi WhatsApp delle classi con gli altri colleghi della classe, del consiglio di classe, chiedere l'indirizzo Gmail e quindi poi li inserite qui man mano, uno alla volta. Per esempio, io inserisco il mio qui principale, che sarà poi ovviamente riconosciuto dal sistema in quanto è manualmente esistente, e mando l'invito. E quindi i docenti man mano saranno inseriti qui. Man mano che accetteranno l'invito, da grigi diventeranno più scuri. Vi mostro l'invito che ho ricevuto. Vado in Gmail, naturalmente, visto che quello era il mio indirizzo. Questa è la mail, invito a collaborare al corso Prima Z, anno scolastico 2019-2020. Cerchiamo di essere, insomma, in questo molto simili, perché penso cercare di uniformare questo lavoro può semplificare la vita un po' a tutti, ecco, tutto qui. Quindi da docente dovrete fare semplicemente questo, iscrivervi e poi andare nell'area classroom e lavorare nella vostra sezione. Sarete docenti di quella classe con le stesse caratteristiche di chi ha creato la classe, né più e né meno. La cosa importante, perché un indirizzo Gmail? Perché in realtà con l'indirizzo Gmail noi abbiamo accesso a tutta la suite Classroom, perché Classroom è l'aula virtuale, ma noi abbiamo bisogno di tanti altri strumenti. Abbiamo bisogno, per esempio, di Google Drive, che sarà il magazzino dei nostri compiti, dei nostri materiali. Abbiamo bisogno delle varie app che sono del tutto simili ai vari Word, Excel, eccetera. Quindi è fondamentale entrare con Gmail. Bene, io torno adesso su Classroom e andiamo a vedere come invece i ragazzi devono essere inseriti. Se torniamo a Stream, qui nella prima pagina, che potete, se volete, anche personalizzare, avete codice corso. Si può anche ingrandire e ovviamente si può copiare. Copiandolo lo possiamo poi ovviamente passare tramite mail ai nostri studenti. Lo possiamo inserire nel registro elettronico, lo possiamo trasmettere con WhatsApp, che so, ai rappresentanti dei genitori, ai rappresentanti di classe di cui avete comunque un contatto. Insomma, in qualche modo dobbiamo cercare di passare questo codice agli studenti. Ho intenzione di preparare un breve tutorial anche per loro, veramente molto molto semplice, su come insomma, installare Classroom sul loro cellulare o tablet o qualsiasi cosa loro abbiano, perché
Ovviamente sul computer non c'è bisogno quasi di installare nulla, però sul cellulare c'è un'app che bisogna ovviamente installare, che occupa pochissimo spazio, ma che permetterà loro di accedere ai contenuti che noi gli forniremo e ovviamente i vari compiti. Grazie.